Ciao, sono qui con Salvo Marcella e il suo piccolo fratello, nuova promessa calcistica Leonardo. Oggi Salvo, capitano della sua squadra, SSPC, hanno perso per 5-3 contro la squadra avversaria Rennie Perfect. Questa sconfitta è stata importante per la vostra squadra perché vi ha penalizzato un po', però comunque questo non influirà sul risultato. Sì, io penso che con tutto il girone c'è il ritorno, oggi è ancora fino alle 5 metri, eravamo al tavolo, un battesimo, quindi era improponibile già alle 6 e andare quasi, lontano ci siamo tutti. Leonardo, tu vieni a vedere il fratello perché per te è un modello e anche tu vuoi seguire un po' quelle che sono le sue impronte, penso che tu hai scelto della sua vita domani. Forse sì, vediamo, Leonardo non fa niente. No, lui quindi ha ancora il tempo per pensarci. Salvo, cosa ti aspetti dalla prossima partita? Io penso che dalla prossima partita rientreranno alcuni giocatori che oggi mancavano per vari motivi e giocheremo come spero di vincere le stagioni, però poi giocheremo partita per partita e vediamo. In bocca al lupo allora, arrivederci. Di Bella, capitano dei Perfect, che oggi ci ha regalato due doppiette importanti nel secondo tempo. Che hanno portato la tua squadra al netto vantaggio, quindi per questo risultato definitivo di 5-3. Non vi siete demoralizzati con l'autogol che c'è stato, comunque siete andati avanti. Abbiamo notato che dal campo questo non vi ha bloccati, anzi vi ha dato forse uno stimolo in più per continuare. Sì. Il primo tempo si era messo male perché siamo andati in svantaggio, poi siamo riusciti dopo
un bel po' a giocare un po' meglio, abbiamo fatto l'1-1 e il 2-1. Poi a fine primo tempo abbiamo fatto questa autorete che praticamente ci ha fatto andare a riposo col pareggio, quindi siamo entrati in campo con lo stimolo in più per poter far meglio, perché effettivamente abbiamo subito 2 gol per colpa nostra. E quindi quel secondo tempo diciamo che ci siamo sciolti e è andata meglio. Oggi Napoli si è infortunato il primo tempo, ricordiamo il vostro giocatore si è fatto un po' male, siamo accorsi col ghiaccio secco, con tutti i soccorsi che potevamo, e questo pazzo comunque nonostante tutto è stato 5 minuti, io lo volevo portare al pronto soccorso, invece lui tranquillamente si è messo in campo, quindi comunque un appello anche allo spirito di squadra che c'è stato oggi. Sì, noi abbiamo 2 fratelli di Napoli che sono Fabio Napoli ed Emanuele Napoli che è a sinistra, quindi sono i nostri 2 treni. Nelle 2 fasce e non si fermano, li devono proprio abbattere, penso con un mitra, se no non si fermano. Neanche l'ha restata nel palo, oggi l'ha fermato. Neanche l'ha restata nel palo, l'ha fermato, anzi, comunque è stato uno dei migliori in campo. Quindi, sì, è stato uno dei migliori in campo. Quindi, bravissimo lui e tutta la squadra, comunque, veramente un applauso a tutti, abbiamo giocato bene. Ce la stiamo giocando. Oggi partita combattutissima, questa vittoria l'avete meritata al 100%, quindi ragazzi complimenti. Grazie. Ci vediamo nella quarta giornata. Grazie. Arrivederci.